Venivamo da un periodo buio che, diciamo, ci ha un po' portato a ridosso della parte bassa della classifica. Noi ne siamo consapevoli che non è la nostra posizione, però ora siamo anche consapevoli che questo periodo buio ci ha messo un po', diciamo, tra virgolette, nei casini, e quindi siamo consci che da qui in avanti dobbiamo lottare perché dobbiamo arrivare alla salvezza. Sicuramente non è stata oggi anche una partita facile, però nel senso abbiamo fatto secondo me una gran bella partita, potevamo vincere, abbiamo pareggiato, però comunque sia secondo me è un risultato che ci dà una bella spinta e soprattutto ci fa ripartire dopo le ultime prestazioni. Quanto è contato il cambio di allenatore? Quanto vi ha dato Pillon secondo te per questa partita? Diciamo che soprattutto durante la settimana ha lavorato molto sulla nostra testa, sul fatto della tensione, della concentrazione e di curare i piccoli dettagli e i piccoli errori, perché, ripeto, anche fino a prima comunque giocavamo un buon calcio, però eravamo disattenti. E sicuramente sotto questo punto di vista qui il mister ci ha aiutato molto e penso che si sono visti i risultati un po'. Magari nel primo tempo ha creato qualcosina anche in più forse il Palermo, ma nel secondo tempo penso che, se non mi sbaglio, il Palermo abbia tirato magari uno o due volte verso la fine, basta più o meno, e noi abbiamo avuto qualche ripartenza e soprattutto anche il rigore che potevamo andare in vantaggio con quello. C'è un po' di rammarico, sì, però nel senso dopo tutto questo, il periodo che abbiamo passato, secondo me ripartire così è un buon punto di ripartenza.